Oggi Ventricina, un salume tipico che viene preparato tra le regioni Abruzzo e Molise, che ha origini antiche. Ventricina è il nome dato a questo salume perché ventre è la parte del maiale che viene utilizzata per l'insaccatura. La carne utilizzata comprende un 80% di tagli nobili e un 20% di tagli grassi. Rigorosamente tagliata a punta di coltello, la carne viene poi miscelata e insaporita con sale e pepe, peperone dolce oppure piccante e semi di finocchio. E si avvia quindi alla stagionatura, che ha un minimo di 100 giorni. Al 50° giorno il salume viene cosparso con dello strutto che ne migliora la stagionatura. Il procedimento di preparazione della ventricina è tutelato dal consorzio e dal disciplinare di produzione. Con la ventricina possiamo preparare diversi piatti, la possiamo utilizzare e degustare come salume, quindi da sola come una semplice fetta di salame, oppure in diverse preparazioni come dei ripieni, oppure in sughi al pomodoro per insaporire e dare più tono. In questo caso ho deciso di prepararvi uno stuzzichino, un aperitivo che potrete degustare con in abbinamento una bollicina. Andrò a prepararvi degli spiedini con dei pomodori secchi marinati, conservati in olio extravergine di oliva e appunto delle fette piuttosto spesse di ventricina. E andrò a comporre questi spiedini come se fossero dei sandwich, ovvero prendendo un pomodoro, mettiamo in mezzo la ventricina e chiudiamo ancora con il pomodoro e prepariamo in questo modo il nostro spiedino. Molto semplice, veloce e sicuramente d'effetto e di gusto per i vostri ospiti. Bene, preparati gli spiedini, li possiamo servire in questo modo, preparando una sorta di torre. Buona continuazione a tutti!